Taras sarà il suo nome. Sarete il simbolo della città dei due mari. Un gol di Pietro Cianci al 13° del secondo tempo decide il derby tra Taranto e Brindisi. I rossoblù tornano al successo dopo due stop di fila. Si complica invece la situazione del Brindisi alla quinta sconfitta in campionato. Capuano schiera i suoi con il 3-4-3, fa esordire Luciani, arrivato in settimana. Non c'è Bifulco al suo posto, Orlando per la prima volta impiegato dall'inizio. Danucci risponde con il classico 4-2-3-1, il terminale offensivo è Fall. Partono meglio i padroni di casa, sugli spalti circa 5.000 spettatori. Dopo un minuto c'è un colpo di testa di Ferrara con il pallone che termina di poco a lato. All'11° una mischia in area di rigore adriatica, Orlando trova soltanto un calcio d'angolo. Al 31° l'altra occasione degna d'essere raccontata nel primo tempo con un tiro da fuori area di Calvano che termina di poco a lato. Così sullo 0-0 si chiude il primo tempo. Nella ripresa il Taranto parte con il piede sull'acceleratore. Azione personale di Canute con il diagonale deviato in calcio d'angolo. All'8° girata di Orlando, deviazione anche stavolta in corner. Al 13° il Taranto passa in vantaggio, punizione calciata da Orlando e Cianci in area di rigore riesce a trovare la deviazione vincente per il suo quarto gol stagionale. Il Taranto ha una palla gol al 28° quando Zonta, liberato da Fabbro, va alla conclusione, ma Albertazzi c'è ancora. Al 45° una punizione da fuori area di Galano impegna severamente Vannucchi che mette il pallone in calcio d'angolo. 3 minuti di recupero, il Brindisi spinge ma non trova il pareggio, finisce 1-0 per il Taranto.